Buonasera, Vertice Agnesi, oggi a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico per parlare del futuro del pastificio e soprattutto dei suoi dipendenti. Mi è scaturito che il pastificio rimarrà operativo almeno fino a giugno 2016, però sono stati annunciati anche progetti per il futuro, in particolare in un servizio. Nel corso dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tenutosi questo pomeriggio a Roma, i vertici di Agnesi hanno assicurato la permanenza della produzione di pasta ad Imperia sino al 30 giugno 2016, lasciando però intravedere la possibilità di proseguire anche per il futuro se si concretizzeranno gli accordi già imbastiti con il Comune e la Regione per favorire investimenti nel sito imperiese. La Agnesi ha anche annunciato di voler creare una holding con produttori di sughi per lanciare un progetto legato all'agroalimentare ligure. All'incontro erano presenti oltre i rappresentanti dei sindacati, anche il sindaco di Imperia Carlo Capaci e il direttore di Confindustria Paolo Della Pietra, che hanno espresso soddisfazione per l'apertura e i progetti annunciati dall'azienda. Sergio Cofferati, europarlamentare del PD e candidato alle primarie del PD per la presidenza della Regione Liguria, è tornato oggi in visita nell'Imperiese. Cofferati si è incontrato con gli esponenti del SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, ed ha parlato anche di future alleanze. Sentiamo. Sergio Cofferati, di nuovo Imperia per queste primarie del Partito Democratico. Ma quali sono i temi che sta affrontando maggiormente, ma anche che sente un pochino più veri, più vivi dentro di lei? Ma io penso che sia necessario un cambiamento radicale di rotta nell'amministrazione della Regione. L'attuale amministrazione ha delle responsabilità gravi nell'aver sottovalutato gli effetti dei cambiamenti atmosferici. Non c'è una politica di difesa e di prevenzione del territorio che non è data soltanto da quel che non si è fatto per il Fereggiano, a Genova oppure per il Bisagno, ma soprattutto dal mancato intervento sul territorio. Le risorse sono state utilizzate a pioggia senza effetto e addirittura la programmazione dei fondi europei è singolare. Nel mese di giugno la Regione ha deciso di utilizzare quel 20% del totale dei fondi che l'Europa chiede di impegnare per la difesa del suolo in una misura inferiore al 4%. È il segno di una distrazione colpevole alla quale bisogna porre rimedio, cambiando ovviamente la direzione della Regione e la politica della Regione. A Imperia anche per un incontro con SER, Sinistra Ecologia e Libertà, c'è insomma un tentativo con Cofferati di recuperare il centro-sinistra. Io vorrei avere alla fine una coalizione, se verrò votato alle primarie, una coalizione di centro-sinistra nel senso classico del termine. Un centro che non si è fatto di presenze trasformiste, di persone che fingono, addirittura ipotizzano di votare per i candidati del centro-sinistra, restando di centro-destra, per condizionare il dopo, e vorrei che si allargasse questa coalizione anche alle forze che sono presenti nello stesso Parlamento nazionale come SEL. Per questa ragione, tra l'altro, non ho preparato un programma, ma soltanto delle linee guida, perché il programma lo voglio scrivere dopo le primarie con i rappresentanti della coalizione, per rispetto. Se io avessi un programma definito, dopo ad altri resterebbe solo la possibilità di aderire, non è rispettoso. Voglio scrivere con loro il programma definitivo e spero che ci siano le condizioni per un centro che partecipa alla coalizione in virtù della sua storia, del riformismo cattolico che in questa regione ha degli epigoni straordinari e di una sinistra che nelle sue varie anime è in grado di individuare le ragioni della politica e le priorità della politica dello stare insieme. Un appello alle istituzioni per quanto riguarda le infrastrutture arriva dagli spedizionieri genovesi. Il portavoce degli spedizionieri ha sottolineato che per sviluppare ulteriormente le potenzialità del porto serve un'accelerata in tempi brevi. Sentiamo. Noi vogliamo fare in modo e maniera che gli sdoganamenti delle merci rimangano appunto nel porto di Genova perché gli spedizionieri doganali e le case di spedizione sono un bacino molto importante in questo senso perché rappresentano gli importatori e gli esportatori. O può decuplicare i suoi traffici, però noi da soli non bastiamo, abbiamo bisogno delle istituzioni, ci vuole maggiore partecipazione da parte di tutti. Ci vuole maggiore sensibilità, e,
per fare in modo e maniera che i traffici non ci sfuggano e soprattutto per combattere quella che è ormai da tanti anni la concorrenza dei porti del nord. Genova è una città bellissima, però purtroppo è stretta fra il mare, è stretta fra i monti. In effetti le infrastrutture sono molto importanti e lì dobbiamo sensibilizzare le istituzioni che sono preposte a fare queste cose. Nata il 15 dicembre del 1986, Imperia TV compie oggi 28 anni e da quel giorno ne ha fatta di strade, particolari in un servizio. Il 15 dicembre del 1986, un lunedì proprio come oggi, iniziava le sue trasmissioni Imperia TV sotto la guida dell'editore Francesco Zunino. Imperia TV festeggia quindi oggi i suoi primi 28 anni con la speranza di poter proseguire nel cammino tracciato e continuare così a garantire una voce libera e indipendente al territorio ligure. Attraverso notiziari quotidiani, trasmissioni speciali dirette anche con l'ausilio del nostro furgone regia mobile, Imperia TV ha sempre dato voce al territorio, con particolare attenzione all'entroterra, ma senza dimenticare la costa. Col passaggio al sistema digitale terrestre, Imperia TV ha ampliato il suo segnale fino a Genova e al Levante Ligure, con messe in onda anche in live stream sul proprio sito, visibile anche su iPhone e iPad grazie a un'app gratuita, e ha garantito la sua presenza su Facebook e Twitter per stare al passo con i tempi. La volontà di andare avanti non manca, così come la volontà di lottare contro i provvedimenti del governo che mirano ogni giorno di più a danneggiare le imprese e in particolare a zittire l'informazione locale. Il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore capo Felice Angrisano, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto d'Imperia, dove è stato ricevuto dal comandante Armando Ruffini e dal personale dipendente. L'ammiraglio Angrisano ha incontrato i militari riuniti in apposita assemblea, informandosi dei risultati raggiunti dalla Capitaneria di Porto durante l'anno che volge al termine e delle principali tematiche marittime che interessano la provincia d'Imperia. È stata anche un'occasione per uno scambio di auguri di buone feste. Nella serata di sabato, nella chiesa di San Giovanni ad Imperia Neglia, è stata inaugurata la cappella dedicata a Sant'Isidoro, patrono degli agricoltori. Per l'occasione la Coldiretti ha organizzato un mercatino di prodotti a chilometri zero sulla piazza antistante la collegiata. Ai servizi. Coldiretti porta i prodotti di campagna amica, chilometro zero sul sagrato di San Giovanni, e nell'occasione c'è anche l'inaugurazione di una cappella dedicata a Sant'Isidoro. Qui vicino a me c'è il presidente di Coldiretti, Antonio Fasolo. Sant'Isidoro perché è protettore dei coltivatori, giusto? Sì, Sant'Isidoro protettore dei coltivatori, e di fatto questo è un buon auspicio, ci auguriamo per le campagne future dell'olivicoltura e della floricoltura. Noi siamo estremamente soddisfatti, ringraziamo moltissimo Monsignor Ruffino anche dell'ospitalità e di tutte, diciamo, le cortesie, le gentilezze che comunque abbiamo potuto realizzare questo piccolo mercato di campagna amica. Chilometro zero, direi che questo è un mercato a zero più zero, perché la maggior parte sono aziende di Imperia e quindi sono proprio veramente del territorio. Insomma, l'invito a scambiare gli auguri a Natale con regali veramente di qualità. Di qualità, di provenienza e di sicurezza alimentare. Comprare un'azienda agricola vuol dire comprare prodotto del territorio, essere sicuri che comunque quel prodotto arriva dal territorio, in questo caso dalla provincia di Imperia, e garanzia anche di sicurezza alimentare, anche perché da oggi è entrata in vigore la nuova legge sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, voluta fortemente da Coldiretti da moltissimi anni. Però vorrei ricordare che ancora oltre il 50% dei prodotti agricoli non sono ancora etichettati come provenienza. Due prosciutti su tre non sono italiani, che invece magari vengono spacciati per Made in Italy. Le mozzarelle, oltre il 50%, sono fatte da latte non provenienti in Italia. Ci sono ancora molti prodotti, la strada è ancora lunga, ma la Coldiretti c'è. Veniamo alla cronaca. Sono state interrotte nel pomeriggio di ieri le ricerche in mare del piccolo Simeon, il bimbo russo di neanche 10 mesi, affogato dalla madre davanti alla costa di Bussana. Oggi nel Tribunale di Imperia si è svolto l'interrogatorio di garanzia della donna, Natalia Santanicova, 40 anni, accusata di omicidio con l'aggravante della crudeltà, e rinchiusa nel carcere femminile di Genova Ponte Decimo. Intanto nei giorni scorsi era giunto ad Imperia anche il padre del bimbo, Sergei Komandov, che ha incontrato e ringraziato i soccorritori e gli investigatori. L'uomo
stato anche ascoltato dagli inquirenti con l'ausilio di un interprete. Nel primo pomeriggio di oggi tre marocchini sono stati scoperti dopo che avevano rubato alcuni capi di abbigliamento all'OVS di Imperia. I tre che avevano indosso la rifurtiva sono riusciti a scappare, due hanno fatto perdere le loro tracce, mentre un terzo è stato bloccato all'uscita. Sul posto, avvisati dall'addetto alla sicurezza, è arrivata una pattuglia della polizia che dopo un inseguimento all'interno del magazzino ed una piccola colluttazione ha fatto scattare le manette ai polsi del marocchino. L'uomo arrestato indossava dei maglioni ed un paio di jeans che aveva appena rubato per un valore di circa 140 euro. Lo straniero è stato tratto in arresto con l'accusa di furto aggravato ed ora in attesa del processo per direttissima che si svolgerà probabilmente domani mattina. Ed è tornato in azione ad Imperia il rapinatore solitario dei supermercati. Dopo il colpo messo a segno nei giorni scorsi al Conad di Diano Marina, l'uomo sabato sera ha preso di mira il Lidl di via Argine ad Imperia. Armato di pistola, forse giocattolo e col volto coperto da un casco da motociclista, ha minacciato cassieri e clienti e si è fatto consegnare circa 1.500 euro che erano nelle casse. Poi si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Un piatto da elemosiniere in metallo risalente al 1600 del valore di circa 2.500 euro, inserito nella lista degli oggetti scomparsi del nucleo tutela patrimonio artistico dei carabinieri, è stato rinvenuto ad Imperia. Il prezioso reperto era in una scatola di cartone avvolto in carta da imballaggio abbandonata nei giardini a ridosso della stazione di Porto Maurizio. Il piatto era stato rubato ad un privato nel 2012 ad Alassio. Facciamo una breve pausa e ci sentiamo subito dopo. Via Ospedale ad Imperia Gia Natale, su iniziativa dei commercianti, infatti, ogni fine settimana sono offerti al pubblico gustosi omaggi e Babbo Natale accoglie i più piccoli. Vediamo. In via dell'ospedale a Imperia Oneglia è già arrivato il Natale, perché abbiamo incrociato Babbo Natale venendo in qua, ma qui troviamo addirittura anche gli elfi di Babbo Natale. Qui c'è veramente di tutto, il vin brûlé, gli hot dog, certo. Pane Nutella, domani ci sarà la cioccolata calda e diverse altri sabati e domenica ci saranno altri eventi. Insomma, ogni fine settimana qui è già festa. Qui è già festa, ma già da un po'. E quindi vi siete portati avanti, insomma. Certo. Bisogna tirar su le maniche, rimboccarsi le maniche in un momento così di crisi per avere di nuovo un po' di affluenza, perché altrimenti sappiamo bene come sono le cose ad Imperia. Insomma, tanti commercianti di via dell'ospedale insieme per fare festa, ma anche per dire ai clienti: noi ci siamo. Noi ci siamo, speriamo che accorriate tutti numerosi, c'è da mangiare, festeggiamo, siamo insieme e finalmente sentiamo la festa del Natale. E allora buon Natale. Grazie anche a voi, auguri a tutti. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. Cambiamo argomento, la palestra comunale di San Lorenzo al Mare ha ospitato ieri il campionato di Serie D di tennis tavolo. La manifestazione è stata organizzata dall'associazione sportiva Tennis Tavolo Regina di Sanremo. I servizi. Regina Raffaele, presidente dell'associazione Tennis Tavolo Regina Sanremo, un'associazione tra l'altro che porta il nome di un giocatore. Sì, è vero, è un po' questo il mio orgoglio, perché iniziando come amatore, no, 50 anni fa, giocavo, portavo dei risultati buoni, anzi ottimi, però poi essendo legato alla mia città ho detto: ma vediamo un po' di fare qualcosa anche per i giovani. Al momento in cui dare il nome e tutto quanto, ecco che la pazzia mi ha detto: ma perché non devo dare il mio nome? Ho dato il mio nome e ha avuto un buon successo, difatti è l'unica associazione d'Italia che porta il nome di un giocatore e penso anche in Europa, però sono veramente sacrifici da fare,
però naturalmente Raffaele Regina esiste perché esistono i ragazzi e le ragazze, se non ci fossero loro il mio nome non servirebbe. Un'associazione nata diversi anni fa, qual è lo scopo principale dell'associazione? Ma lo scopo naturalmente è mandare avanti la tradizione di uno sport minore e cercare di levare i ragazzi dalla strada, dalle problematiche dei ragazzi, delle famiglie, che sono veramente tante. Ogni giorno vediamo i problemi non solo economici, oggi si parla soltanto di soldi, però i valori che ormai stanno andando a disperdersi proprio. E lo sport, anche se incancrenito in certi ingranaggi, certamente ad alto livello, però i ragazzi non ne hanno un buon un buon rispecchio, ecco, della vita stessa. Però lo sport è ancora l'unica cosa sana che può salvare l'uomo, può salvare l'educazione, dare degli input di nuove cose, però le nuove cose secondo me si dovrà ritornare ai vecchi tempi. Avere la lealtà con l'avversario, con l'arbitro, la lealtà con se stessi. Salvatore Rombardo, vicepresidente dell'associazione Tennis Tavolo Regina a Sanremo, un ruolo da vicepresidente ma anche da allenatore. E giocatore, tutti insieme. Tutto insieme, sì. Noi sono circa 50 anni, dalla metà degli anni 60 che pratichiamo questo sport. Abbiamo diverse squadre, in D3, in D2, in D1. In passato abbiamo giocato in Serie B, sia maschile che femminile. Diciamo che è una realtà della provincia, insomma. Anche a livello nazionale, perché ultimamente abbiamo portato 5 ragazzi, 3 maschi e 2 femmine, a un torneo nazionale unico a Terni, dove c'è il Pallatennis Tavolo d'Italia. Diversi sono i tornei che realizzate, sia per i piccoli che per i grandi. Che per i grandi, sì, è uno sport aperto, diciamo, a tutte le categorie, a tutte le età, e questo è importante perché si può giocare fin quando uno ha la possibilità di stare al tavolo, quindi anche a 80 anni. Tra l'altro giovani e grandi giocano allo stesso tavolo? Sì, ci sono delle categorie, perché quando si fanno i campionati di categoria noi partiamo dalla quinta categoria, la quarta, la terza, la seconda e la prima categoria. La prima categoria sono i primi 12 d'Italia, ecco. In queste categorie, diciamo, di settore, ovviamente sono dei punteggi. Chi è un quinta categoria nei campionati italiani assoluti gioca con i quinta categoria, così possono essere piccoli e grandi. E poi ci sono i tornei, campionati italiani giovanili, che vanno dai giovanissimi ragazzi, allievi e juniores, che è l'ultimo anno, quando hanno 18 anni, dopodiché diventano seniores e poi veterani. And sweaty palms from hanging on too tight. Clenched jaw. I've got another headache again tonight. Esisterà venerdì alle 21 nell'auditorium della Camera di Commercio di Imperia lo spettacolo Donne di Terra, Uomini di Mare, promosso dall'azienda speciale Prom Imperio, organizzato dall'Istituto Ruffini del Capoluogo in collaborazione con la Scuola Media Ritardi. L'evento, previsto durante Orio Olive, rinviato a causa del maltempo, è reso possibile grazie alla disponibilità di Camera di Commercio e Prom Imperio. Musica, spettacolo ed allegria costituiranno il filo conduttore dell'intera serata, ma non mancheranno occasioni per riflettere sull'immenso patrimonio delle tradizioni locali e sull'importanza di diffondere le tradizioni della cultura, del rispetto e della legalità. Ospite attesissimo dei ragazzi sarà Raffaele D'Ambrosio, comico di Colorado Caffè. E sabato pomeriggio, presso la sede del liceo Moretti di Imperia, in piazzetta De Negri, avrà luogo l'Open Day. L'incontro con le famiglie sarà svolto in due tornate, dalle 15.30 alle 17 oppure dalle 17 alle 18.30. Il successivo pomeriggio di Porte Aperte è fissato invece per sabato 10 gennaio con le stesse modalità. Ora ci occupiamo dei cantieri sull'autostrada dei Fiori in corso questa settimana, poi vedremo insieme il quadro meteo. Questi cantieri dal lunedì 15 a domenica 21 dicembre, che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona confine di Stato.
In direzione Francia, carreggiata a nord tra Borghetto Santo Spirito ed Albenga, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Imperia Est ed Imperia Ovest, cambio di carreggiata per adeguamento sismico al viadotto Oliveto, da lunedì a venerdì anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Imperia Ovest ed Imperia Est, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, cambio di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione da lunedì a venerdì. Il meteo è elaborato come sempre da Arpa Meteo Liguria. Vediamo le previsioni di domani, martedì 16 dicembre. Domani sarà piogge temporali anche forti, più probabili sullo spezzino fino alla mattinata. Nel pomeriggio sono attese deboli piogge residue e si potrà avere qualche nitida schiarita tra Genova e Savona. Situazione migliore sull'Imperiese, dove le prime schiarite si avranno già al mattino fino ad avere un pomeriggio discreto. Umidità su valori alti, i venti forti dai quadranti settentrionali, il mare sarà mosso, a ponente molto mosso al mattino. La protezione civile segnala temporali forti. Dopodomani, mercoledì 17 dicembre, le nubi si diraderanno rapidamente nella notte e al mattino il tempo sarà soleggiato con qualche nube sul levante. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento. Umidità su valori medio-alti, venti moderati dai quadranti settentrionali in attenuazione fino a deboli, nel pomeriggio in rotazione da sud. Il mare sarà generalmente mosso a levante, in calo fino a poco mosso a ponente. E con il meteo chiudiamo anche il nostro giornale, dandovi appuntamento alle prossime edizioni sul nostro sito imperiatv.it. Grazie dell'ascolto e buona serata.